La prima di Roberto Breda in panchina porta un punto a Latina. I nerazzurri escono indenni dalla tombolata di Cittadella. Come da previsione, l'ex tecnico della Salernitana schiera i suoi con un 3-5-2 in avanti, si affida a Gazzale e Jonatas. La prima occasione della gara è proprio di Marca Pontina, con un colpo di testa di Morrone che al quinto finisce alto. Due minuti più tardi c'è la prima occasione invece dei padroni di casa. Jacobucci è bravo a smorzare il destro ravvicinato di Di Roberto con la difesa del Latina, che riesce poi a salvarsi in angolo. Al tredicesimo è di nuovo Latina a rendersi pericoloso. Jonatas, servito da Ristoschi, lascia partire un tiro su cui Di Gennaro si salta, mandando in angolo la sfera. Lo stesso Jonatas si fa male qualche minuto più tardi. Al suo posto entra Negro. Al venticinquesimo, altro infortunio in casa Latina. Si fa male questa volta Esposito, sostituito da Bruscagin. Alla mezz'ora, il Cittadella si rende pericoloso con Dumitru. Jacobucci però respinge con i pugni. Prima del finire del primo tempo, Jacobucci è ancora bravo a distendersi su una conclusione dalla distanza. Il primo tempo così finisce a reti bianche. Ad inizio di presa, il Latina va vicino al gol del vantaggio. È il quinto minuto. Negro, servito da Ristoschi, che si libera di un paio di avversari, spara fuori un sinistro da posizione molto favorevole. Poi non succede più nulla quasi fino al 22esimo, quando Jefferson, da poco entrato, serve una palla d'oro a Secas. L'argentino però, dall'altezza del dischetto del rigore, spara su Di Gennaro la palla del possibile vantaggio. Con il passare dei minuti la gara scende di intensità e non ci sono grosse occasioni. L'ultima opportunità del match è ancora una volta Pontina, con un colpo di testa di Cottafava sugli sviluppi di un angolo che finisce però alto. Dopo 5 minuti di recupero, a Cittadella finisce 0-0, Breda così bagna l'esordio con un pari.